sono un giornalista e un docente di fotografia, mi occupo soprattutto di bianco e nero pellicola, sia il procedimento di acquisizione delle immagini, quindi gli shooting, che le fasi di sviluppo, che le fasi di stampa, ma chiaramente parlo anche e faccio soprattutto corsi collettivi e soprattutto individuali, anche per chi ha necessità di lavorare con negativa a colore o nel caso anche per chi ha necessità di lavorare con fotocamere digitali, anche perché tutto quello che si insegna con la fotografia a pellicola in bianco e nero sono proprio le basi fondamentali per qualunque genere fotografico fino ad arrivare al genere digitale. Si parte con la scelta della fotocamera, che può essere una fotocamera piccolo formato piuttosto che una fotocamera medio formato. Io di solito tendo chiaramente nei miei corsi a far utilizzare ai miei allievi le macchine che hanno già a disposizione. Se non avessero la macchina a disposizione posso prestare chiaramente una delle mie. Quindi si parte tra la scelta tra lavorare in piccolo e medio formato, la differenza è notevole, si parte di solito dal piccolo formato per arrivare poi al medio formato. Io prediligo fotocamere a pellicola meccaniche non autofocus e prediligo focali fisse e non focali zoom, perché in questo modo la consapevolezza, che sta alla base poi di tutti i miei video tutorial, gli articoli di tutti i miei corsi, e si basa proprio sulla consapevolezza, cioè sul sapere prima che cosa si vuole fare, utilizzando una fotocamera meccanica per poterla dominare al 100%, senza ausili elettromeccanici, autofocus, diciamo, o altre possibilità del genere. Della fotocamera, chiaramente qualunque tipo di fotocamera, spiego i funzionamenti principali, quindi dal caricamento della pellicola all'uso del diaframma, l'uso dell'otturatore, eventualmente l'uso delle priorità di diaframmi o delle priorità di tempi se sono disponibili. Quindi do la possibilità a chi segue i miei corsi di avere poi la piena e totale padronanza del proprio mezzo fotografico che possiede in quel momento. Il secondo passaggio nei miei corsi chiaramente è la guida alla scelta della pellicola bianco e nero più adatta. Ma le pellicole vengono ancora prodotte. Non solo vengono ancora prodotte, ma ci sono al mondo disponibili decine e decine di emulsioni diverse. Possiamo cominciare dalla Ilford, che produce diverse emulsioni, diverse sensibilità, sia nel piccolo che nel medio che nel grande formato, per passare poi a Rollei, che produce addirittura 8 differenti emulsioni, sia nel piccolo che nel medio che nel grande formato. Senza dimenticare che Rollei fa ancora anche una pellicola bianco e nero infrarosso, che è una pellicola straordinaria. Per passare alla Berger, anche questa è disponibile sia nel piccolo che nel medio che nel grande formato, chiaramente senza dimenticare la Kodak, le T-X, le T-Max e senza dimenticare chiaramente le straordinarie pellicole bianco e nero di Fuji, e senza dimenticare ovviamente la Ferrania P30, made in Italy. Oddio, ho preso 2 esemplari del 1958, ricomincio. La Ferrania P30, eccola qua, che è stata nuovamente riformulata ed è da poco, siamo al 26 gennaio del 2020, e da poco è stata rimmessa sul mercato. Una pellicola da 80 ISO, con la bellezza di 5 grammi d'argento ogni metro quadrato, una pellicola con una gamma tonale assolutamente straordinaria, una pellicola che contemporaneamente va sviluppata in modo particolare, e io chiaramente all'interno dei miei workshop spiego anche tutte le metodologie per ottenere il meglio anche dalla nostra, viva l'Italia, Ferrania P30. Quindi le pellicole sono tutte disponibili. Così come sono ancora disponibili tutte le chimiche, ovviamente per sviluppare le pellicole, le tanche, gli accessori, per poi passare al passaggio successivo che è quello della stampa, cioè la disponibilità di carte, ingranditori e accessori per camera oscura. In bianco e nero, su pellicola, a differenza di altre metodologie fotografiche, una grossa parte del lavoro viene realizzata proprio in fase di ripresa. Uno degli elementi fondamentali da utilizzare in fase di ripresa sono i filtri. Qui abbiamo per esempio una serie di filtri di Rollei, il giallo chiaro, il giallo medio, l'arancio, il rosso, il verde. A seconda del tipo di filtro e del tipo di shooting si usa uno di questi filtri. Altro accessorio fondamentale è il paraluce, questo è sempre quello di Rolleiflex, ma ogni obiettivo ha il proprio paraluce dedicato. Mettiamo un filtro arancio per esempio su questa Rolleiflex e mettiamo il suo paraluce e così abbiamo una macchina perfettamente pronta per scattare in determinate condizioni. Lo scatto a filo, e poi parleremo ovviamente del treppiedi, che è fondamentale per evitare il micromosso anche quando si scatta su treppiedi, e dove è possibile chiaramente la livella bolla quando si lavora su treppiedi, per poter avere l'immagine perfettamente inquadrata con l'orizzonte perfettamente orizzontale. Un altro, secondo me, il termine non è corretto, perché chiamarlo accessorio secondo me non è opportuno, è il treppiedi, che per me è parte integrante della macchina fotografica. Beh, io di norma faccio foto abbastanza statiche, per cui mi posso permettere di usare il treppiedi. Questo per esempio è un 190 CX Pro 4 Manfrotto in carbonio, con una testa micrometrica a 3 movimenti, micrometrica, i movimenti però possono essere poi liberati istantaneamente o rimessi in bolla così, livella bolla, chiaramente scatto a filo. Avevate sorriso tutti, perfetto. E questo è un altro dei diciamo, elementi per me essenziali quando io faccio i miei corsi. Perché i treppiedi? Perché quando si usano pellicole a bassa sensibilità anche di giorno, magari con dei filtri, si raggiungono dei tempi di posa così lunghi, per cui il treppiedi è fondamentale. E perché i treppiedi? Perché col treppiedi comunque le inquadrature vengono fatte in maniera estremamente più consapevole. E perché di nuovo ancora i treppiedi? Perché con i treppiedi è possibile fare i cosiddetti bracketing, quindi le situazioni in cui non c'è una certezza matematica della corretta accoppiata tempo-diaframma. E quindi si fa per esempio un primo scatto usando la accoppiata tempo-diaframma suggerita dall'esposimetro o interno alla fotocamera o l'esposimetro esterno, e poi si sovraespone di uno stop e si sottoespone di uno stop, ma tutto questo senza cambiare l'inquadratura. E poi esistono anche bracketing di diaframma, quindi per esempio lo stesso soggetto scattarlo con un diaframma abbastanza aperto per fare del fuorifuoco, o lo stesso soggetto fotografarlo con un diaframma più chiuso per avere più profondità di campo e lavorare anche, diciamo, sulle quinte. Quindi il treppiedi è un altro, ripeto, degli elementi fotografici che sono parte integrante dei miei corsi. Un altro aspetto, parlando della fase di ripresa dei miei corsi, che spiego con la massima attenzione possibile, è quello dell'esposizione, perché è vero che una pellicola negativa è in grado di assorbire fino a un certo punto delle sovraesposizioni, ma non è in grado di lavorare quando la pellicola viene sottoesposta, al di là del fatto che si facciano meno dei bracketing. Tutte le fotocamere lavorano con un esposimetro interno e luce riflessa, ma a seconda dei soggetti lavorare in luce riflessa a volte può falsare l'esposizione, ed è il motivo per cui io suggerisco sempre di avere anche un esposimetro esterno. In questo caso questo è uno degli ultimi modelli di Sekonic, l'L308X, che funziona con una comune batteria stilo, che può lavorare sia in luce riflessa, come la fotocamera, che in luce incidente. quindi prevalutare la luce che arriva sul soggetto e non la luce che viene riflessa dal soggetto, perché quello che importa a noi è quanta luce riceve il soggetto, non quanta ne viene riflessa. Quindi lo studio del come esporre correttamente il negativo è un altro dei punti cardine dei miei corsi. Dopo la fase di ripresa sul campo ovviamente si passa alla fase di sviluppo. In realtà negli ultimi 70 anni la fase di sviluppo della pellicola non è cambiata moltissimo. Ci sono le tank che sono a tenuta di luce. Questa è una tank degli anni 40-50, questa è una tank che è stata molto famosa negli anni 70, che era la tank della Patterson inglese, e questa è la tank della Patterson, diciamo, attualmente in produzione. Tutte le tank contengono una spirale come questa, nel buio più assoluto si carica la pellicola nella spirale, può essere la pellicola in formato 24-36 oppure la pellicola in formato 120, è assolutamente indifferente. Nel buio più assoluto la spirale viene inserita nella tank e a questo punto si può accendere la luce e procedere alla sequenza di sviluppo, arresto, fissaggio eccetera eccetera in luce completa. Buio assoluto vuol dire o una stanza completamente, assolutamente oscurata per caricare la pellicola, oppure la changing bag, che è questa, chiamiamo camicia, doppia camicia, con due imboccature per mettere le mani. Si inserisce, aprendo questa zip, tutto il materiale che serve per caricare la pellicola all'interno della changing bag. Qui c'è il buio più assoluto e in questo modo, anche se non c'è una stanza dedicata per poter caricare al buio più assoluto la pellicola, con la changing bag la pellicola viene caricata nel buio più assoluto. Esiste anche un'altra sviluppatrice che si chiama sviluppatrice Daylight, che permette di caricare e sviluppare la pellicola in completa luce, quindi non c'è bisogno assolutamente del buio. Questa che vedete è una Rondinax, è il modello 35U prodotto da Agfa fino agli anni 70. Agfa faceva anche un modello per la pellicola 120, era estremamente facile il caricamento e l'utilizzo. Si caricava la pellicola, o si carica perché funziona ancora, alla luce del sole. Una volta che la pellicola è agganciata si chiude, si mette la chimica, si inizia a girare questa manopola e dopo i minuti necessari perché venga sviluppata la pellicola è pronta per essere arrestata e fissata, e tutto questo, ripeto, alla luce del sole, quindi niente changing bag e niente camera oscura. Di recente in Italia la ars-imago, partendo dalla Rondinax, ha brevettato questa altra tank Daylight che si chiama Labbox, che ha dei vantaggi notevoli rispetto alla vecchia Rondinax. Intanto il fatto che in produzione la Rondinax non è più in produzione, ma l'altro enorme vantaggio è che mentre la Rondinax aveva bisogno di due prodotti separati per sviluppare, uno il 135 e l'altro il 120, la Labbox invece è sufficiente staccare il modulo 135, che è quello per caricare la pellicola 135, agganciare il modulo 120, cambiare chiaramente la spirale al suo interno, e anche in questo caso uno è pronto per caricare la pellicola e svilupparla, diciamo, in piena luce. Il caricamento è estremamente facilitato, molto più facile rispetto alle tank tradizionali. Una volta che la pellicola è stata inserita, la coda della pellicola, basta chiudere il coperchio, caricare tutta la pellicola all'interno della spirale, tagliare, questo è il modello 120, col modello 135 c'è una ghigliottina che taglia lo spezzone finale di pellicola e poi si procede tradizionalmente con sviluppo, arresto e fissaggio. Un compagno inseparabile, a mio parere, della Labbox è lo sviluppo monobagno. Anche qui niente di nuovo sotto il sole o al buio, a seconda, nel senso che il monobagno è un prodotto chimico che è stato ingegnerizzato a metà del del secolo scorso. Esiste un monobagno bicomponente distribuito da ars-imago e un monobagno monocomponente, il DX1 della linea AG+, distribuito dalla Punto Photo Group. È possibile con il monobagno sviluppare qualunque tipo di pellicola, con una temperatura oscillante tra i 20 e i 24 gradi, sono delle chimiche molto tolleranti. Con il DX1 sono sufficienti 6 minuti per ottenere uno sviluppo e fissaggio perfetti della pellicola, con il Monobat invece di ars-imago occorrono 8 minuti. Entrambi i monobagni non sono consigliati per le pellicole che hanno la grana tabulare, come per esempio le Kodak T-Max 100 e le T-Max 400, ma per tutto il resto funzionano perfettamente. Non dimentichiamo che la Labbox può essere utilizzata, come spiegavo prima, anche con sviluppo arresto fissaggio tradizionale, quindi è anche possibile fare tiraggi e qualunque tipo, diciamo, di sofisma, come si fa con le tanche tradizionali. Una volta caricata la pellicola nella tank o nella Labbox, si passa poi alla vera e propria fase di sviluppo. Lo sviluppo brevemente consiste in diversi passaggi. C'è un prebagno iniziale di 1-2 minuti che serve per sciogliere lo strato antiaro della pellicola, poi si passa agli sviluppi. Come vedete, questi sono 6 differenti sviluppi, ma ce ne sono ancora altri 10 disponibili sul mercato. Partiamo per esempio dal R1891 della G Plus distribuito dal Punto Photo Group, piuttosto che Cancelletto 9 distribuito da ars-imago, che sono le riedizioni del compianto Rodinal, che è stato brevettato alla fine dell'Ottocento da Agfa. Qui abbiamo 2 sviluppi della Bellini, qui abbiamo 2 sviluppi della Maco tedesca. A seconda del tipo di pellicola e del risultato che si vuole ottenere, si sceglie uno sviluppo piuttosto che un altro e una diluizione piuttosto che un'altra. Si passa poi alla fase di stop o di arresto, utilizzando o acido citrico o acido acetico per 1 minuto, e poi alla fase di fissaggio, che normalmente dura dai 4-6 minuti. A questo punto si passa al lavaggio della pellicola, ci vogliono 10-15 minuti sotto acqua corrente, e poi il passaggio finale in acqua depurata, che è un'acqua chimicamente pura, dove non c'è traccia di calcare, a cui sono state aggiunte alcune gocce di wetting agent, che è un imbibente, un tensioattivo, che fa sì che per gravità le gocce d'acqua tendano a scivolare verso il fondo della pellicola. La pellicola a questo punto deve essere asciugata, la si appende in un locale dove non c'è transito di persone, va benissimo il box doccia, e una volta che la pellicola è perfettamente asciugata si può procedere poi alla scelta dei fotogrammi da stampare. Una volta asciugato, il negativo viene tagliato, in questo caso è un 135 in strisce da 6 e messo in pergamine. Questo è il termine tecnico, che è un materiale su base cellulosa completamente privo di acidi, che conserva perfettamente i negativi. Evita tra l'altro che si carichino elettrostaticamente, per evitare che poi ci sia polvere al lato della stampa. Una volta che hai il negativo fatto o non fatto, poi il provino a contatto con una lupe o si controlla la qualità dello scatto per vedere se è a fuoco, per vedere se va bene eccetera. Si sceglie il negativo da stampare e si passa alla fase di stampa. Allora, una volta scelto il negativo si mette nell'ingranditore. Io di preferenza utilizzo questo Durst, che è un M670 VC. È un ingranditore con testa a luce diffusa e con la scala dei filtri senza soluzione di continuità incorporata nella testa dell'ingranditore. Quindi io posso passare da un contrasto 0,0 fino a un contrasto 5, perché le carte attualmente in commercio sono sensibili chiaramente al contrasto che viene dato dal cambio di colore della luce dell'ingranditore. Dicevo, semplicemente ruotando questa manopola senza soluzione di continuità. Quindi devo scegliere il contrasto corretto in base al negativo che sto usando, in base al risultato che voglio ottenere, e poi chiaramente devo scegliere con il timer il corretto tempo di esposizione. Una volta che il negativo è messo in posizione si può alzare o abbassare la colonna il foglio di carta viene inserito nel marginatore per essere bloccato e per avere il bordino bianco. Con il focometro si controlla che la negativa sia perfettamente a fuoco sul piano della carta. Si cominciano a fare i provini, quindi si decide una certa gradazione con un certo tempo di esposizione, e una volta che il provino è corretto si procede poi con la stampa finale in bacinella. La stampa finale vuol dire lo sviluppo, l'arresto, il fissaggio nuovamente. Arresto e fissaggio sono gli stessi che si utilizzano anche se con diluzioni diverse per la pellicola. Lo sviluppo invece è completamente diverso rispetto agli sviluppi della pellicola. Abbiamo una disponibilità di carte in commercio anche qua infinita, sia politenate che baritate, con diversi tipi di superficie, quindi non manca assolutamente nulla. Vengono ancora prodotti anche gli ingranditori, in misura minore, ma gli ingranditori vengono prodotti. C'è una pletora di ingranditori usati perfettamente funzionanti disponibili sul mercato, e vengono ancora prodotte le bacinelle e tutti gli accessori che servono ovviamente per il corretto processo di sviluppo, arresto, fissaggio della stampa finale. Per lo sviluppo della carta è possibile utilizzare o le tradizionali bacinelle disponibili in ogni formato, una per lo sviluppo, una per l'arresto, una per il fissaggio, o sistemi molto più evoluti come questa sviluppatrice della Nova verticale, che nello spazio di una bacinella 30-40 permette di ospitare 4 bacinelle verticali, una per lo sviluppo, una per l'arresto, una per il fissaggio e una per o un secondo fissaggio o un primo lavaggio finale. La grossa differenza tra le prime e le seconde, oltre all'ingombro, è il fatto che il sistema della Nova è termostatato, quindi tutta la chimica rimane alla temperatura desiderata per tutto il trattamento di sviluppo della carta, sia essa carta politenata o baritata. Per il lavaggio finale si può procedere o utilizzando una quarta bacinella tradizionale nella quale far scorrere dell'acqua del rubinetto, oppure ricorrere a sistemi più professionali. Qui vediamo una lavatrice della Nova, sempre della Nova inglese, a slot verticali. In ogni slot viene inserito un singolo foglio di carta. L'acqua viene iniettata dal basso e poi fuoriesce verso l'alto per un lavaggio perfetto, e questo è, diciamo, il sistema di lavaggio più accurato, soprattutto per le stampe baritate, che sono quelle che hanno bisogno della maggiore attenzione anche in fase di lavaggio. Bene, allora vi ho raccontato come funzionano i miei corsi, i miei workshop. Riassumendo, faccio sia corsi collettivi che corsi individuali. Io prediligo i corsi individuali perché in un corso individuale chiaramente c'è un rapporto con l'allievo, con il corsista, chiaramente molto più ravvicinato, ed è più facile per l'allievo e il corsista prendere le regole fondamentali, che come dicevo sono le regole di ripresa, le regole di sviluppo e le regole di stampa. Uno non necessariamente può fare tutte, diciamo, e tre i passaggi. Se sa già fotografare può limitarsi a imparare a sviluppare correttamente la pellicola, e se addirittura sa già anche sviluppare può limitarsi a imparare come si fa a stampare correttamente con l'ingranditore le proprie pellicole. Mi potete contattare via mail. La mia mail è gerardobonomo@gmail.com, mi potete contattare via cellulare o via WhatsApp. Il mio numero di telefono è 335 66 19 215. Potete andare a vedere i miei video tutorial e i miei articoli sul mio sito www.gerardobonomo.it, sul mio canale YouTube, mi potete seguire su Facebook e su Instagram. Ma soprattutto, ovviamente, naturalmente, a parte la teoria, a parte i video tutorial, a parte gli articoli, toccare, provare con mano, passare una giornata o una mezza giornata con sottoscritto sul campo per imparare o a scattare o a sviluppare o a stampare, chiaramente ha un valore aggiunto immenso rispetto ai video tutorial. Tenete presente che quando io faccio i miei corsi, io assisto i corsisti, ma il corsista in prima persona che scatta, e il corsista in prima persona che impara a sviluppare, e il corsista in prima persona che impara a stampare. Cioè io osservo, controllo, rilevo gli errori, ma do diciamo campo aperto perché sia poi il corsista che si occupi direttamente di tutto il processo, utilizzando i materiali che sono a disposizione. Con questo io ho concluso, vi aspetterei numerosi, un caro saluto dal vostro sempre affezionatissimo Gerardo Bonomo.